Finalmente partono i lavori di ristrutturazione del porto di Ravenna, uno dei più importanti interventi infrastrutturali dell'Emilia-Romagna degli ultimi decenni, che offrirà a tutto il nord Italia e all'intero sistema paese considerevoli prospettive di crescita. Per saperne di più, ne abbiamo parlato con Daniele Rossi, presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico Centro-Settentrionale, e con il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale. Un progetto importante per il porto, del valore di circa 240 milioni di euro, che prevede sostanzialmente l'escavo dei fondali, la realizzazione di nuove banchine e la ristrutturazione di oltre 6 chilometri di banchine attuali. Ricordo che il porto di Ravenna è una realtà importantissima perché, oltre ad impiegare 6.500 lavoratori diretti, con gli indiretti circa 15.000 persone che vivono di porto, ricevono annualmente 3.300 navi, partono dal porto 7.600 treni per una movimentazione di oltre 27 milioni di tonnellate di merci. Il progetto dell'hub portuale basato sull'approfondimento dei fondali, quindi sulla possibilità di navi più grandi di arrivare in porto e di scaricare una quantità maggiore di prodotti, ottimizzando i costi della logistica, quindi fondali più profondi, spazi portuali più grandi, perché andremo a realizzare circa 150 ettari di nuove aree logistiche con accesso diretto alle banchine collegate con l'autostrada e con due stazioni ferroviarie dedicate al trasporto merci. Si tratta di collegamenti viari e ferroviari che agevolano ulteriormente il flusso delle merci verso tutte le aree logistiche, commerciali ed imprenditoriali dell'Emilia Romagna e del Veneto, favorendo risparmi significativi di tempo e di costi. Ci sono dei momenti che segnano la storia di una città e la storia di Ravenna è inscindibilmente legata al mare ed è un legame poi che è proseguito nei secoli e nei millenni, fino ad arrivare alla storia più recente, quando nella metà del secolo scorso grandi uomini di quel tempo, Zaccagnini, Mattei, decisero di collocare a Ravenna un grande porto industriale e commerciale e il canale Candiano prese nuova vita, nuova forza, si insediarono imprese che hanno dato un grande contributo alla crescita della città, ma alla crescita di tutto il paese. Ecco, oggi siamo in un'altra curva della storia, forse altrettanto importante. Si sono sbloccati progetti importantissimi, stiamo approfondendo i fondali, si stanno realizzando investimenti privati di grandissima rilevanza e strategici a livello nazionale. Ovviamente la dimensione industriale e commerciale, le frontiere dell'energia che si sono aggiunte a quelle dello sviluppo appunto delle merci e un grande porto a servizio di un paese, l'Italia, che ambisce ad essere un grande protagonista della scena industriale del nostro paese. Ravenna è la porta d'ingresso e di uscita delle merci dalla pianura padana, quella che può dare all'Italia una chance di relazioni con l'est, con l'oriente, come è stato nella storia della città. Perché la città vive nel porto, nel senso che il porto è un grande motore di lavoro e di occupazione per la nostra città, ma il porto vive nella città e quindi gli aspetti di sostenibilità ambientale, gli aspetti di, diciamo, di dimensione, di inserimento nel contesto territoriale, sociale e urbanistico sono fondamentali e il lavoro anche che abbiamo condotto come amministrazione comunale con l'autorità portuale in questi anni è stato questo, un'unica visione di un territorio dove cresce il porto e cresce la città.